Delfini non sono velenosi almeno, ma la loro fama di creature amichevoli e giocherellone è in gran parte un mito. Questi mammiferi sono di un'intelligenza quasi pari alla nostra e, proprio come noi, sanno anche essere gratuitamente crudeli. Ci sono casi di delfini che hanno salvato la vita di persone in pericolo in mare, ma non è detto che reagiscano anche al contrario, ovvero aggredendo e colpendo il malcapitato. Eppur non essendo molto grandi, i delfini sono capacissimi di tenere a bada persino uno squalo, colpendolo col muso. Un essere umano non avrebbe scampo contro un delfino infuriato. Tutti ci siamo commossi con Dumbo da piccoli, ma nella realtà avvicinarsi troppo ad un elefante è davvero una pessima idea, a meno che si voglia finire calpestati, chiaramente. Gli elefanti sono decisamente irascibili e, malgrado la popolare diceria secondo cui considerano noi umani alla stregua di teneri cuccioli, in realtà siamo per loro una minaccia e un fastidio. E ad un animale così imponente basta letteralmente sollevare una zampa per ridurre una persona in una frittella. Come dice il nome stesso, il formichiere si nutre di formiche e di termiti e, non avendo denti, non ci può mordere. Ma non per questo vi consiglio di andare ad accarezzare queste simpatiche creature, visti gli enormi unghioni che hanno, e intendo proprio enormi. I formichieri le usano per scavare nei formicai, ma se necessario possono anche mozzarvi qualche dito. Meglio ammirarli a distanza di sicurezza. Le foche leopardo sembrano grossi gattoni acquatici, ma proprio come il tuo micio anche loro possono graffiare e mordere. Il problema è che queste foche sono anche feroci predatori e non esitano ad attaccare gli intrusi. Hanno denti estremamente affilati e sono noti casi di attacchi contro persone, anche fatali. Meglio quindi non avere a che fare con questi animali in nessun caso. In acqua poi una foca a nuota veloce e agile come un siluro ti acchiapperebbe in un attimo. Parlando di animali con un gran caratteraccio, il campione assoluto è il tasso del miele. Somiglia a una puzzola, ma, per così dire, una palestrata. E della puzzola ha anche il classico odore. Questo tasso pesa quanto un bambino sui 2 anni, ma non ha paura di nulla e di nessuno. Non importa chi sia il suo avversario, un serpente velenoso, 2 leoni, un branco di iene. Di qualunque cosa si tratti, il tasso darà battaglia, uscendone spesso vincitore. Se vuoi del miele fresco, fattelo amico e distruggerà un alveare per te. Non ha la minima paura delle api. La sua pelle è talmente coriacea che le punture nemmeno le sente. Ha unghioni affilati e mascelle temibili. Il tasso del miele è diffuso in Africa, ma anche i suoi cugini americani ed europei hanno un pessimo carattere. Non sarà un peso massimo, ma un ghiottone non ci penserà 2 volte ad attaccare un orso o un alce. Questo carnivoro, grande quanto un cane di media taglia, reagisce alla minima provocazione. E non perde tempo. È un animale robusto, ottimo nuotatore e corridore instancabile. Le sue zampe fanno presa sulla neve e non c'è scampo nemmeno sugli alberi. Si arrampica con incredibile agilità. Il simpatico vombato è un marsupiale e sembra quasi un orsetto di peluche. Ha una corporatura tozza e pesa circa quanto un pastore tedesco. Vive in Australia ed è un provetto scavatore, ma è famoso soprattutto per la sua strategia difensiva. Se un nemico tenta di invadere la sua tana sotterranea, il vombato blocca l'ingresso con il suo... lato B. In quella parte del corpo, l'animale è protetto da robuste placche e ossee e non teme morsi. Ha un'indole pacifica, ma siccome non vede molto bene, in caso di minaccia può attaccare senza esitazioni. L'ornitorinco depone le uova, che è abbastanza raro per i mammiferi. Le ghiandole sono velenose, cosa ancora più rara. Liberano questa tossina attraverso dei piccoli speroni che si trovano tra i talloni degli arti. Il veleno è innocuo per l'uomo, ma la loro puntura è dolorosa e spesso provoca gonfiore. Sorprendentemente, anche la blarina è velenosa e, anche se non è abbastanza potente per causare serie conseguenze nell'uomo, può dare luogo a dolori muscolari e gonfiore. Nel morso c'è abbastanza veleno per abbattere 200 topi e può persino essere dannoso per i gatti. Iniettano il veleno paralizzante attraverso i denti.
procioni non sono velenosi come le altre creature in questa lista, ma hanno qualcosa che può essere ancora più pericoloso. Sono portatori di malattie. Mangiano in gran parte spazzatura, quindi è meglio stargli lontano. E anche se solitamente sono creature schive e timide, un loro morso o graffio può farti ammalare. Il pesce gatto ha un aspetto goffo e innocuo, ma le spine sulle pinne dorsali contengono veleno. Se dovesse pungerti, la puntura è molto dolorosa tra l'altro, il veleno provocherebbe gonfiore intenso che può anche portare al danneggiamento dei tessuti. Gli scienziati ritengono che ci siano più di 1600 specie di pesci gatto velenosi. Miau! I bei colori luminosi della rana Dendrobatidae copae servono da avvertimento, non toccarla. Questa rana ha abbastanza veleno per uccidere 20.000 topi. Un altro motivo per essere felice è di non essere un topo. Mangiano termiti e grilli, acchiappandoli con la loro lunga e appiccicosa lingua. Amano anche i piccoli coleotteri e gli scienziati ritengono che sia la loro dieta a rendere queste rane uno degli animali più tossici del pianeta. I draghi di Komodo sono le lucertole più grandi del mondo, ma non è solo una questione di stazza. Anche la loro saliva è velenosa e può causare infezioni. Iniettano il veleno attraverso i denti appuntiti. Non attaccano gli esseri umani molto spesso, ma ci sono stati dei casi gravi. Un'altra lucertola velenosa è il mostro di Gila. Grazie alla sua lentezza, questa lucertola non è un pericolo per gli esseri umani. Beh, questo perché hanno modo di scappare via in tempo. Le persone credevano che questa lucertola avesse il respiro tossico, ma in realtà il veleno è nelle ghiandole poste nella parte inferiore della mascella. Una volta un giornalista è stato morso e lo ha descritto come il morso più doloroso che avesse mai provato, paragonandolo alla lava calda. Ma perché? È stato morso dalla lava calda? Una piccola creatura apparentemente innocua detiene un Guinness World Record. Ecco a te la formica più pericolosa al mondo, la Myrmecia fabricius. Grande quanto un fiammifero, questa formica australiana attacca usando le sue mascelle appuntite e il suo pungiglione allo stesso tempo. Il suo veleno può abbattere una persona adulta in soli 15 minuti. Lo scarabeo arlecchino ha un aspetto formidabile, e non soltanto quello. Questo insetto supera i 7 cm di lunghezza, ma le sue zampe anteriori sono persino più lunghe. Grazie a loro lo scarabeo può arrampicarsi sugli alberi, camminare tra i tronchi e impressionare le femmine. Mi sembra giusto. Malgrado l'aspetto, questo scarabeo non è pericoloso per noi. Non morde nemmeno se messo alle strette. Cosa che potrebbe capitarti se coltivi cavoli nell'orto, perché questi insetti si nutrono avidamente delle loro foglie. Ad ogni modo farei meglio a non toccarlo a mani nude. Lo scarabeo secerne un liquido dall'odore nauseante, che causa inoltre irritazioni cutanee. Meglio indossare i guanti? A proposito di odori nauseanti, no, non sto per parlarti dei miei calzini. Ti presento la cimice verde. Per chi coltiva piante nell'orto o nel giardino, questi insetti sono delle vere pesti. Sono infatti capacissimi di rovinare interi raccolti. E se schiacciati si vendicano emettendo una sostanza dall'odore terribile. La cimice verde non va confusa con la cimice asiatica, che in fatto di odori tremendi è persino più temibile. Basta sfiorarla per farle emettere la sua sostanza puzzolente. Ma che permalosa! Il coleottero giraffa è forse il più innocuo degli animaletti che abbiamo in lista, ma non per questo meno interessante. Deve il suo nome al suo collo, molto allungato. Un adattamento che gli serve per costruire il nido e nelle lotte per il cibo e l'accoppiamento. Non è aggressivo, ma i predatori lo lasciano in pace perché ha un sapore disgustoso o, in certi casi, velenoso. I soffici alpaca possono sembrare dei peluche, ma hanno dei modi efficaci per difendersi. Possono sputare fino a 3 metri e, credimi, non vuoi che ti entri negli occhi? Perché contiene acidi provenienti dal suo stomaco ed erba masticata. Possono anche mordere con i loro denti aguzzi che si trovano nella parte posteriore della bocca. Inoltre, hanno delle morbide dita con cui prenderti a calci. In realtà, non possono ferirti di più rispetto a se litigassi con un bambino, ma è sempre meglio evitare. Ci sono 3 cose che fanno arrabbiare il diavolo della Tasmania: quando c'è un predatore nelle vicinanze, quando sono in competizione per una femmina e quando stanno proteggendo il loro pasto. Beh, anche Bugs Bunny, ma quello è solo un cartone animato. Di solito si nutrono di insetti, uccelli, rane e pesci e amano trafugare piuttosto che cacciare. Ma se ti dovessi intromettere nel loro territorio, preparati per essere morso.
I loro denti sono abbastanza forti da penetrare attraverso le ossa. Il pesce palla, per proteggersi dai predatori, può gonfiarsi fino a diventare svariate volte più grande. Mio cognato fa lo stesso. Dai, scherzo! Non consiglio a nessun animale di mangiarlo comunque. Sono talmente velenosi da uccidere fino a 30 persone. E non c'è nessun antidoto. Quindi, se sei solo, dovrai invitare un bel gruppo di amici per diffondere il veleno. Quello me lo sono solo inventato. I cigni tendono a vedere gli esseri umani come il più grande pericolo esistente. I cigni maschi diventano particolarmente aggressivi durante la stagione di nidificazione, cioè il periodo che va da aprile a giugno. Quando i canottieri o i pescatori si avvicinano troppo ai nidi, i cigni iniziano a sibilare e ad agitare le ali. E se non dai retta a questi segni premonitori, il cigno potrebbe provare a capovolgere la tua imbarcazione. I lori lento sono gli unici primati velenosi. Il veleno viene custodito nei gomiti, poi viene trasferito alla bocca durante la toilettatura per proteggere i loro piccoli. Inoltre, sono in grado di scacciare via predatori come pitoni e falchi grazie a degli speciali contrassegni che li fanno sembrare cattivissimi. Se un lori lento dovesse mordere una persona che è finita nel suo territorio o che lo ha infastidito, avrebbe eruzioni cutanee, shock anafilattico o potrebbe succedere di molto peggio. E sì, sto parlando del dingo. Questi animali esistono da centinaia di anni in tutto il sud-est asiatico fino all'Australia. La loro pelliccia dorata marrone si fonde con l'ambiente circostante, rendendoli ancora più pericolosi. E proprio come l'ibrido lupo-cane, molti dingo vengono allevati con animali domestici, creando l'ibridazione dingo-cane. Sì, proprio così. Nonostante sembrino carini, non lo sono. Sono animali selvaggi che cacciano in branco e sono spietati persino con gli umani. Solitamente possedere un gatto non è un grosso problema, a meno che tu non abbia a che fare con una savanna. Questi gatti selvatici sono più grandi del normale gatto domestico e assomigliano a piccoli leopardi. Sì, sono davvero maestosi e amano saltare da un punto all'altro. Ma non è una buona idea tenerli in casa. Hanno la fama di fare un bel casino per casa, strappando via tende e divani con i loro artigli. Raramente danno retta agli esseri umani e sono aggressivi quando giocano. Sono molto intelligenti e hanno bisogno di un sacco di spazio per saltare ed esplorare. E devono poter fare tutte le cose che farebbero in natura. I koala sono animali che amano arrampicarsi sui rami degli alberi e mangiare. Ma è sconsigliabile averne uno in casa. Questi animali sono molto protettivi nei confronti dei loro piccoli e diventano aggressivi se si sentono minacciati. Nonostante vengano definiti come orsetti, non sono affatto imparentati con gli orsi. Sono marsupiali e sono imparentati con i canguri e i wombat. Come i canguri hanno dei sacchetti in cui i cuccioli possono crescere. I loro pollici sono come quelli dei primati e degli esseri umani e servono per afferrare i rami e arrampicarsi. Cercare di addomesticare un koala non funzionerà e non convivono bene con gli esseri umani a causa della loro dieta. Hanno bisogno di speciali foglie di eucalipto che crescono nelle foreste. Ciò significa che hanno bisogno di grandi aree forestali per poter prosperare. Cosa ottieni quando hai un animale dall'aspetto di un opossum, ma che sia delle dimensioni del palmo della mano e alle ali? No, non è un pipistrello, ma un petauro dello zucchero. In realtà non hanno le ali, quindi tecnicamente non volano. I pipistrelli detengono il record come unico mammifero alato. Invece questi marsupiali hanno uno spesso strato di pelle che si estende dalle mani fino alle caviglie posteriori e funge da aliante. Le loro spesse code pelose servono per guidarli mentre planano. Sebbene possano sembrare carini e simili a supereroi, non dovrebbero essere tenuti come animale domestico. Sono animali che nascono per vivere in grandi famiglie e con i loro simili. Quando le persone prendono questi animali come pet, di solito ne prendono uno o due. Hanno bisogno di molti alberi per crescere e planare. Inoltre sono animali notturni. Dormono tutto il giorno e sono attivi di notte. Il che va contro il nostro stile di vita, a meno che tu non sia un nottambulo. Le monarche si nutrono di euforbia, un'erba che contiene una potente tossina. Le farfalle sono immuni al veleno e nutrendosene lo accumulano nel corpo. Il che le rende un pasto potenzialmente letale sia per uccelli che altri predatori. Il loro organismo contiene talmente tante tossine da poter mettere KO anche soltanto una persona adulta, a patto di ingerire inavvertitamente, almeno spero, un bruco di questa farfalla. La tarma della farina è spesso un ospite indesiderato che si aggira nelle nostre dispense.
ma è molto più diffusa negli allevamenti di pollame. Le larve, infatti, vengono usate per nutrire i polli, ma si tratta di una pessima idea. Queste tarme, infatti, sono portatrici di numerose malattie che da loro possono passare ai polli e poi a noi. Inoltre divorano il mangime, persino i materiali isolanti, spesso colmi di sostanze tossiche. Insomma, usarle per nutrire i polli è davvero una pessima idea. Se le larve sono dannose, anche da adulte non scherzano. Le tarme producono una tossina, non letale, ma che può causare molte allergie. Se hai a che fare con allevamenti di polli, fai molta attenzione a questi insetti. Il colorato polpo dagli anelli blu è più piccolo di un uovo di gallina, ma è pericoloso per chiunque si metta sulla sua strada. La sua puntura è sorprendentemente indolore, quindi rischi di non accorgertene nemmeno. Anche se il veleno contiene l'ormone della felicità, la dopamina, ti renderà tutt'altro che felice, causando problemi gravi di tipo respiratorio entro 10 minuti. Un altro problema: non esiste alcun antidoto. L'Iru Candigi sarà anche più piccolo di 3 cm, ma anche il più forte tra tutti gli antidolorifici non sarà di aiuto se ti dovesse pungere. I sintomi possono manifestarsi dopo circa un'ora e comprendono gravi dolori muscolari, nausea e problemi di respirazione. Il suo veleno è quasi 100 volte più forte di quello di un cobra. Ah, e già, ancora non esiste un antidoto. Ma la medusa cubozoi ha il veleno più potente al mondo. Questa creatura è abbastanza grande, ma molto spesso passa del tutto inosservata a causa della sua trasparenza. La medusa si aggrappa alla sua preda con i tossici tentacoli e il suo veleno è sufficiente per ben 60 persone. Quindi invita i tuoi amici. Non molti possono vantarsi di essere sopravvissuti a una puntura di questa medusa. Ok, cancelliamo la gita in spiaggia. Ehi, osserviamo il cielo! Non avresti mai pensato che ci potesse essere un uccello su questa lista, ma eccolo qui. Ti presento il pitohui testa nera. Gli scienziati hanno scoperto che erano velenosi perché, dopo averli maneggiati, provavano una sensazione di intorpidimento e bruciore. Le piume contengono molte tossine, in particolare sulla pancia. Gli uccelli stessi non producono le tossine, ma sembra che le assorbano dai coleotteri che mangiano. Che mi dici dell'oca dallo sperone? Ancora una volta questi uccelli non producono le tossine, ma le assimilano dalle loro prede, i coleotteri meloidi. Puoi toccarle, ma se dovessi mangiarne una ci sarebbero delle conseguenze irreversibili. Eh già, perché resistono anche dopo la cottura. I ricci possono sembrare l'animale domestico perfetto da avere in casa, ma esistono dei ma. Sebbene sono animaletti adorabili, le punte spinose sulla loro schiena potrebbero non essere adatte ai deboli di cuore. Se non gestite correttamente, ci si potrebbe facilmente ferire con le loro spine. Inoltre, sono creature solitarie e non possono vivere con altri ricci o qualsiasi altra creatura che potrebbero vedere come una minaccia. E come per la maggior parte degli amanti della solitudine, i ricci sono notturni e amano girovagare di notte. Quindi, se proprio vuoi tenere una di queste creature, assicurati di avere molto spazio per farlo girare. Con una coda ad anelli di colore marrone rossastro, queste palle di pelo sembrano dei grandi coccoloni. Insomma, chi può resistere al panda rosso? E no, non sono imparentati col panda gigante, ma comunque sono carini. Non vorrei guastare la festa, ma sarebbe meglio lasciare queste creature in pace. Vivono nel sud-est asiatico, nelle fitte foreste pluviali, e possono vivere in cattività. Proprio come i gatti hanno artigli affilati che distruggerebbero qualsiasi casa. E non lo dico tanto per dire. E poi, quando si sentono minacciati, rilasciano un cattivo odore. Ehi, succede anche a me. E anche se le sue grandi orecchie morbide lo rendono irresistibile, è meglio lasciarlo dove si trova.